Buongiorno e benvenuti a questa edizione di TG Sicilia, i titoli del nostro telegiornale. I balneari pronti a chiudere gli ombrelloni per protesta, chiedono al governo nazionale risposte sulle concessioni, ma a breve dovrebbero partire le gare aperte a tutti gli operatori internazionali. La siccità continua a colpire soprattutto le campagne siciliane, in più parti dell'isola si scavano nuovi pozzi in cerca di acqua, nel frattempo si combatte contro la speculazione e il caro autobotti. E ad Agrigento spopola la canzone sulla crisi idrica. Catania ancora alle prese con l'emergenza cenere nel centro storico, la pulizia procede a ritmi regolari, negli altri quartieri si fatica con lo spazzamento. I rifiuti della Sicilia saranno esportati anche in Turchia. È l'effetto della chiusura della discarica di Lentini, ma pesa anche il raggiunto limite di riempimento degli altri impianti siciliani. E i costi per gli utenti sono destinati a salire ancora. Sant'Agata in vista delle celebrazioni estive per la Santa Patrona a Catania, si mette in moto la macchina comunale della sicurezza. Il Palermo ha ufficializzato l'acquisto dell'esterno offensivo francese Apuai in Serie C, il Catania alle prese con il nodo Fideiussioni, il Trapani intanto annuncia altri due colpi sul mercato. E sono contrastanti i sentimenti tra i tifosi rossazzurri dopo il caso dei mancati tesseramenti dei nuovi giocatori, delusione ma anche speranze per la nuova stagione. Ancora buongiorno, l'avete sentito dai titoli, protesta dei balneari, venerdì ombrelloni chiusi per 2 ore in segno di protesta per sensibilizzare il governo a chiarire la normativa che mette in discussione le concessioni dei balneari. Il servizio di Roberta Lunghi. Gentile frequentatore delle nostre spiagge, potremmo incrociare le braccia, ma al momento manifestiamo il nostro disagio lasciando chiusi gli ombrelloni per 2 ore. Un simile annuncio sarà il benvenuto per molti clienti di lidi balneari venerdì 9 agosto. Spiacevole per i gestori che si rammaricano nei confronti della clientela, ma che reputano gesto necessario per sensibilizzare a un problema irrisolto che riguarda le concessioni balneari. Abbiamo il dovere di fare tutto quello che è necessario per impedire il far west, per impedire la messa a gara automatica e generalizzata di tutte le concessioni. Il punto è sempre l'applicazione della discussa direttiva europea Bolkestein, perché in mancanza di linee guida chiara potrebbero saltare senza indennizzo 30.000 concessioni ancora in vigore nel paese, con scadenza gennaio 2025 dietro l'angolo. Da chiarire a quali stabilimenti si dovrebbe applicare la direttiva, perché una sentenza del Consiglio di Stato ha stabilito che sarà in vigore per i tratti di litorale con risorse scarse. Questa formula è da interpretare. SIB, FIPE e FIBA Confesercenti dunque invitano alla prima azione simbolica e la Sicilia risponde. La Sicilia aderisce all'iniziativa di sensibilizzazione nei confronti dell'utenza e del governo, al quale chiediamo di legiferare a livello nazionale, al fine di evitare eventuali e ulteriori contenziosi con regioni e comuni. È importante tenere in considerazione la disponibilità di risorse, la tutela di piccole e medie imprese. Dopo l'azione simbolica, se non ci sarà una presa di posizione dell'esecutivo, i balneari incroceranno le braccia il 19 agosto per 4 ore e il 29 per 6-8 ore. E restiamo in qualche modo in spiaggia, perché si diffonde una brutta abitudine, quella di lasciare sdraio e ombrelloni posteggiati per prenotarsi il posto. Alle Toiani maxi sequestro, erano fissati gli ombrelloni e sdraio con catene e lucchetti appunto per non perdere il posto in prima fila in spiaggia. In contemporanea lo stesso blitz è avvenuto sempre nel messinese a Furcisicolo. Francesco Triolo. Un'abitudine dura da estirpare, soprattutto in alcune zone come la riviera ionica del Messinese, la spiaggia libera piena di ombrelloni, lasciati lì per una settimana, un mese, tutta l'estate, il posto preso, magari sulla battigia, e poi conservato. Un'abitudine non consentita, tanto che sono diversi i comuni che nei mesi estivi intervengono con blitz, come per esempio quello di questa mattina a Letoianni, nella zona di Silemi, dove è stato effettuato un maxi sequestro di sedie a sdraio e ombrelloni, centinaia di suppellettili, alcuni dei quali addirittura
fissati con catene e lucchetti, lasciati lì sull'arenile per non perdere il posto sulla spiaggia. La spiaggia è quella in corrispondenza di 3 grandi condomini. L'operazione è stata condotta dall'ufficio marittimo di Giardini Naxos, diretto dal comandante Michele Lombardo, in collaborazione con la polizia locale di Letoianni. In contemporanea, pochi chilometri più a nord, a Furcisiculo, altro blitz con il sequestro di una 60 di ombrelloni, sedie a sdraio e alcuni gadget da spiaggia. È necessario far capire alle persone che per cambiare, per migliorare, serve il contributo da parte di tutti. Altrimenti, come se viviamo nel film di Figaro e Picone, L'ora legale, che poi alla fine tutti pretendono il cambiamento, ma sugli altri e non su loro stessi. Per cambiare le cose è necessario rispettare le regole. La spiaggia libera è di tutti. E per questa ragione non si deve occupare con ombrelloni, sdraio, sedie o altre cose. Nelle prossime settimane sono già stati annunciati nuovi controlli in tutta la riviera, un intervento volto soprattutto a sensibilizzare i bagnanti a lasciare liberi gli arenili, dicono gli operatori e la polizia. E c'è tanta voglia ovviamente anche di mare, perché il caldo rovente, la forte umidità e le piogge annunciano un fine settimana di fuoco in Sicilia, con un clima sempre più tropicale che perdurerà almeno fino a Ferragosto. Il servizio. L'anticiclone africano Caronte non molla, ma anzi, nonostante qualche illusoria pioggia a macchia di leopardo ieri in Sicilia, è pronto a intensificare la sua azione in una miscela di caldo torrido e umidità che farà del fine settimana alle porte il più caldo della stagione. Nel corso dei prossimi giorni assisteremo a un nuovo rinforzo dell'anticiclone subtropicale africano, che in realtà non se n'è mai andato dal Mediterraneo, che spingerà una massa d'aria rovente verso l'Europa centro-occidentale, interessando maggiormente anche la nostra isola. Ciò comporterà un nuovo aumento delle temperature già a partire da questo fine settimana. Temperature che torneranno a varcare la soglia dei 35 gradi, con punte di 37-38, localmente anche 40 gradi sulle aree più interne, mentre sulle zone costiere, ecco, il caldo sarà molto umido, quindi si tratterà di un caldo afoso accompagnato da valori dell'umidità relativa molto elevati. Dunque tutti pronti a far fronte al caldo intenso, che di per sé sarebbe un fatto normale in Sicilia ad agosto, ma pronti anche ad assistere a fenomeni che fanno sempre più pensare alla costante e progressiva tropicalizzazione del clima. Nel fine settimana assisteremo alla formazione di questi improvvisi temporali di calore, di questi improvvisi acquazzoni che interesseranno prevalentemente le aree più interne dell'isola, con fenomeni che localmente potranno risultare anche intensi. Una fase calda dunque che, secondo il meteorologo, si prolungherà di certo fino al Ferragosto. E il caldo aumenta anche l'emergenza siccità, che continua a colpire le campagne siciliane. In più parti dell'isola si scavano nuovi pozzi in cerca di acqua e nel frattempo si combatte anche contro la speculazione e il caro autobotti. Maglio Viola. Crisi idrica e speculazioni. Mentre la Sicilia soffre la sete, la regione tenta di mettere pezze sempre insufficienti attraverso l'ufficio speciale per l'emergenza idrica. Crescono intanto i prezzi delle autobotti per la distribuzione dell'acqua. È l'effetto della richiesta sempre maggiore proprio di autobotti e del fatto che i privati non riescono a rispondere a tutte le esigenze, mentre le autobotti del servizio pubblico sono del tutto insufficienti. Così i prezzi volano alle stelle, come denuncia Coldiretti. Gli agricoltori sono costretti a rinunciare alle irrigazioni o comunque a limitarle o a pagare prezzi esorbitanti. Le stesse irrigazioni d'emergenza infatti non bastano ai campi della Sicilia centrale, mentre sono appena sufficienti nella Sicilia orientale. La crisi idrica ha fatto dunque crescere del 50% il prezzo di un'autobot da 5.000 litri d'acqua, che adesso raggiunge anche i 140-150 euro. Intanto nel Niseno si è appena conclusa l'operazione Fontanelle della Regione. Nell'omonima contrada sono stati distribuiti 261.000 litri d'acqua a uso potabile. Un'operazione simile era stata condotta ad Agrigento nei giorni scorsi. A Caltagirone l'ufficio speciale per l'emergenza e la protezione civile hanno finanziato la trivellazione di un nuovo pozzo, mentre nella zona industriale di Catania scatta l'allarme inquinamento. In torrenti e canali scorre acqua verde, preoccupazione per uno di questi che sfocia alla Playa Fraduelini. I siciliani sanno anche scherzare sulle emergenze. Spunta una canzone dedicata alla Fontana Bonamorone, simbolo della sete di Agrigento. Davide Sarto.
In un'estate a secco come non mai, capita che il tormentone dell'estate al Agrigento sia un inno alla fontana di Buonamorone, da sempre meta di pellegrinaggio degli assetati. A incidere il brano una giovane band locale, Atti Più Alcol Test. Vinni l'acqua, va buona. Il video è stato ovviamente registrato alla fontana di Buonamorone con la partecipazione di tanti cittadini e in poco tempo è diventato virale sui canali social. Il caldo aumenta e aumenta anche l'azzurra, ma questa è solo la capitale, della cultura. Una canzone specchio della crisi di questi giorni, con la speranza che si risolvano. Se ad Agrigento c'è la canzone per la sete, chissà che a Catania non arrivi la canzone per la cenere, perché prosegue la raccolta a Singhiozzo, il centro storico respira, mentre in alcuni quartieri, Picanello su tutti, persiste la criticità. I cittadini sono esasperati alle prese con lo spazzamento a macchia di leopardo e divieti di sosta che poi non vengono rispettati. Tonino De Mano. È un lento ritorno alla normalità, ma la sensazione è che per molto tempo bisognerà convivere con la cenere lavica, non più emergenza, ma triste realtà. Fatica a rialzarsi Catania, che nonostante gli sforzi è ancora alle prese con tonnellate di sabbia vulcanica. Se il centro storico respira con interventi mirati ed uno spazzamento supportato dal servizio di rimozione auto, in alcuni quartieri come Picanello si naviga a vista e non mancano le difficoltà. Sono esasperati i cittadini, alle prese anche con divieti di sosta che indicherebbero ipotetici passaggi delle spazzatrici. Che comunque dovevano passare anche prima, l'1 di agosto, non ricordo bene il giorno, non sono passati. Avevano detto che l'avrebbero fatto, però ci siamo resi conto che solamente quello che hanno fatto i ragazzi, diciamo, ognuno ha fatto il suo pezzo e quindi è stata sgomberata solamente dalle persone, quindi dai privati o in questo caso qui tipo dall'attività commerciale. In via Timoleone le spazzatrici sono invece passate, ma le lamentele restano. La pulizia deve essere fatta con più accuratezza. Meno male che eravamo con le porte chiuse, perché infatti non si vedeva più niente, c'era solo una nebbia. Divieto di sosta il 23 luglio, stesso divieto l'1 agosto, lo vedete in queste immagini, ma da queste parti, esempio in via Savasta, non si sono visti spazzatrici né operatori. È da un mese che non ci fanno posteggiare la sera, non riusciamo a tornare a casa, ieri io ho posteggiato alle 10 e la mattina le strade sono come erano il giorno prima. Le date non sono state assolutamente rispettate, sono stati riposti nuovamente poi gli annunci dei divieti. È rimasto tutto tale e quale era prima, nonostante i cartelli, nonostante le persone siano andate a cercare un posto anche abbastanza lontano. Non le manda a dire il presidente del secondo municipio, Claudio Carnazza. Da presidente del secondo municipio non posso che essere deluso dalla disparità di trattamento in cui si stanno effettuando i lavori, perché all'Ottocentro si sono fatti dei piani straordinari per la rimozione della cenere vulcanica, di spazzamento. All'Otto Nord invece non si vede nessuno. E nella zona di Canalicchio, Barriera, Villaggio Dusmet, Caruba, che rientra sempre nel secondo municipio, non ci sono cittadini di serie B. E come se non bastasse, oggi doppia colonna di fumo che si è levata dalle zone sommitali dell'Etna dopo 72 ore di tregua. I pennacchi sono elevati dal cratere nord-est e dal cratere centrale. Non si è registrata importante ricadute di cenere, al momento presente solo in alta quota, nessuna limitazione però per l'aeroporto Fontana Rossa, che resta pienamente operativo. E adesso parliamo di rifiuti. L'immondizia siciliana viaggia verso la Turchia. L'ultima tappa del tour europeo dei rifiuti dell'isola, una nave da Augusta porterà la spazzatura a Smirne, un conto salatissimo a carico dei comuni siciliani. Marco Culla.
Anche i rifiuti della periferia di Palermo in volo verso la Turchia. Una rotta quantomeno particolare, ultima meta di un tour che ha portato negli ultimi 2 anni l'immondizia prodotta in Sicilia, in Danimarca e Olanda prima e adesso in Finlandia e Turchia. La chiusura della discarica di Lentine e l'ormai prossimo riempimento degli altri impianti siciliani sta spingendo l'assessorato ai rifiuti guidato da Roberto Di Mauro a intensificare le spedizioni all'estero, ma si tratta di viaggi decisamente costosi. I viaggi nel termovalorizzatore danese vicino Copenaghen sono schizzati fino a 400 euro a tonnellata. Ora l'immondizia di circa 150 comuni siciliani, per lo più della Sicilia orientale, ma anche del Trapanese, Agrigentino e Palermitano, finiranno fuori dall'Europa, con costi destinati a lievitare ancora. A Palermo, nel frattempo, l'emergenza rifiuti si è sgonfiata, anche se in alcuni quartieri c'è ancora immondizia da raccogliere. La RAP però assicura che entro qualche giorno la città sarà più pulita, anche parallelamente alla settimana di Ferragosto. La discarica di Bellolampo è però stracolma, i rifiuti tra l'altro sono posizionati alla rinfusa e ciò provoca solo il caos nelle vasche. Beni per 1 milione di euro sono stati sequestrati a Giuseppe Sansone, uno degli autisti di Totorina. Sono passati allo Stato un'azienda edile, diversi rapporti finanziari e 6 auto. Sansone è detenuto, esponente di spicco della famiglia mafiosa di Uditore, storicamente inserito nel mandamento mafioso di Passo di Rigano, Bocca di Falco. E ancora 2 sudanesi sbarcati a Lampedusa sono stati fermati con l'accusa di essere gli scafisti di uno sbarco. I 2 avrebbero guidato un'imbarcazione di legno di circa 7 metri priva del carburante necessario, mettendo così in pericolo la vita dei 17 migranti a bordo. La barca alla deriva è stata intercettata la notte di giovedì scorso a Lampedusa, a sud di Lampedusa. Adesso parliamo dei parcheggiatori abusivi, sempre presenti, parcheggiatori abusivi sanzionati a Catania grazie all'applicazione UPOL della polizia. Sono stati sorpresi nelle piazze Manganelli e Tricolore. Adelaide Barbagallo. Beccati grazie all'app. Sono sempre di più i cittadini che usano l'app UPOL per segnalare parcheggiatori abusivi molesti. Un sistema di denuncia apprezzato anche in Sicilia perché garantisce l'anonimato e permette alla polizia di intervenire in tempi rapidi. A Catania la questura si è mossa dopo la segnalazione della presenza di parcheggiatori abusivi in 2 piazze del centro storico. Gli agenti e le moto volanti dell'Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, già impegnati in servizi analoghi per reprimere il fenomeno, soprattutto nei pressi di locali e attività commerciali, dove spesso gli automobilisti sono costretti a pagare in maniera illegale il parcheggio, hanno colto in flagranza 2 uomini mentre compivano manovre e gesti inequivocabili agli automobilisti con un atteggiamento molesto e sprezzante. Si tratta di un gelese di 31 anni beccato in piazza Manganelli e di un catanese di 72 anni sorpreso in piazza del Tricolore nella zona di Ognina. Entrambi i parcheggiatori hanno ricevuto le sanzioni amministrative previste dalla legge. È stato arrestato l'autore dell'aggressione a una donna di Pozzallo mentre attraversava il parco giochi della villa. Si tratta di un giovane straniero senza fissa dimora, arrivato a Pozzallo qualche settimana fa. La giovane ha reagito riuscendo a divincolarsi, ma durante la colluttazione ha riportato la frattura del setto nasale. E ancora la cronaca: per 10 anni ha maltrattato e minacciato la compagna e il figlio che la donna aveva avuto da una precedente relazione. Diceva: ti ammazzo, a te e a tuo figlio, ti sparo, gli avrebbe più volte intimato. Le aggressioni fisiche e verbali nei confronti della vittima sarebbero avvenute anche alla presenza di 2 figli minorenni della coppia, uno di 8 anni e l'altro di pochi mesi di età, comportamento aggravato anche dall'uso di stupefacenti. Per l'uomo, un 27enne, è scattato il divieto di avvicinamento e l'obbligo di braccialetto elettronico. Adesso parliamo di Sant'Agata, è stato messo a punto il piano sicurezza per la festa d'estate. Ecco le regole previste per i giorni 16 e 17 di agosto. Il servizio.
Una festa molto partecipata di gioia, di fede e sicura per tutti. Saranno 3.000 i fedeli che potranno entrare a Catania in cattedrale nei giorni della festa di Sant'Agata d'estate. Lo prevede il piano di gestione dell'emergenza ed evacuazione messo a punto dal Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica. Il più atteso è il 17 agosto, giorno in cui si ricorda il rientro in città da Costantinopoli delle reliquie della martire catanese. E come sempre, la festa di Sant'Agata muoverà un'imponente macchina organizzativa. 100 i volontari appartenenti a varie associazioni che presteranno il loro servizio all'interno della Basilica. Altri saranno in prossimità delle vie d'uscita e lungo il percorso. I disabili potranno accedere in chiesa dalla navata di sinistra. Il piano sanitario prevede 2 postazioni di primo soccorso dentro e 2 ambulanze fuori. Gli ingressi in cattedrale saranno regolati da un sistema di contapersone meccanico. Quando avrà rilevato la presenza di 3.000 fedeli, verrà bloccato l'accesso. Il 17 agosto alle 8 del mattino l'apertura del sacello e l'esposizione del busto reliquiario di Sant'Agata, momento emozionante che Telecolor trasmetterà in diretta con un collegamento attivo già dalle 7.50. La sera, altra diretta a partire dalle 18.50 per trasmettere la messa delle 19, celebrata dall'arcivescovo Luigi Renna. Il piano sicurezza prevede che i fedeli possano uscire dalla cattedrale solo quando il busto reliquiario di Sant'Agata avrà raggiunto Piazza Duomo, per poi proseguire con la consueta processione che prevede una sosta in Piazza San Placido per un momento intimo di preghiera e riflessione, quindi il rientro in cattedrale. Adesso ci fermiamo per una piccola pausa, ritorneremo per parlare di calcio giocato e ovviamente delle speranze, della rabbia dei tifosi del Catania dopo le ultime notizie che riguardano appunto la società rossazzurra. Subito dopo. Ancora ben trovati nella seconda parte del nostro telegiornale, parliamo di calcio. Il Palermo ha ufficializzato oggi l'acquisto dell'esterno offensivo francese Apua, per il Catania invece corsa contro il tempo per il deposito della garanzia fideiussoria. Sergio Golosi. L'esterno offensivo francese Apua, classe 2004 dal Nantes, è un calciatore del Palermo che ha bruciato la concorrenza di Venezia, Tolosa e Barley. Apua, che ieri ha salutato via social i tifosi del Nantes, ha firmato oggi un accordo pluriennale. Nel mirino della società rosanero c'è anche il centrocampista offensivo Verre. La squadra si allena a Veronello per la sfida di domenica contro il Parma in Coppa Italia. Dovrebbero recuperare Lucioni e Vasic. Out Segre. Corsa contro il tempo per il Catania per adempiere entro venerdì al deposito della garanzia fideiussoria. In caso di inosservanza salterebbero i tesseramenti dei nuovi acquisti e scatterebbe il deferimento alla Procura federale, con conseguente penalizzazione di un punto in classifica. Ripresa degli allenamenti oggi a Catania per la squadra. Si valutano eventuali soluzioni per non perdere il buon lavoro svolto in entrata in sede di calciomercato, con possibile rinegoziazione degli accordi siglati con i calciatori. Per riequilibrare la diminuzione del budget stanziato a maggio potrebbe essere ceduto il difensore Alessio Castellini, molto richiesto da club di serie superiore. In partenza Costantino e Zammarini, vicinissimi rispettivamente a Lucchese, Spal, Curado e Peralta. Dopo il colpo lescano in attacco con accordo triennale, il presidente Antonini annuncia altri 2 rinforzi per il Trapani, un terzino destro dall'Argentina che non sarebbe Ricciardi e un centrocampista offensivo forse Tremolada. A Messina si vive un'atmosfera diversa e il silenzio del tecnico Modica, uno che non le manda mai a dire, è abbastanza indicativo di una crisi senza ritorno, prima ancora di cominciare. E a Catania, in attesa delle mosse del presidente Pellegrina sul caso delle fideiussioni, i tifosi vivono queste ore divisi tra rabbia e speranza. Riassentiti per noi, Tonino De Mano. Rabbia, scoramento, ma anche fiducia e speranza. Sentimenti contrastanti dividono i tifosi del Catania alle prese con un'altra estate calda e non solo, dal punto di vista meteo. In attesa che il patron Pellegrina batta un colpo e con la scadenza del 9 agosto ormai imminente, in molti restano con il fiato sospeso. Perciò ormai siamo abituati a partire con l'handicap, perciò credo che sia una cosa anche carina da questo punto di vista. Potrebbe essere anche uno stimolo. E infatti ci dà uno stimolo in più. La cosa che dispiace più è il silenzio, nel senso che per quelle voci che sono uscite non ci aspettavamo, mi aspetterei io come abbonato, parlo per me, almeno qualche dichiarazione distensiva sul futuro per capire che cosa vuol fare la proprietà. E...
altri confidano in Pellegrini. Credo che abbia tante cose da fare, però se trovo un piccolo spazietto per il Catania da dedicarci un po' più di tempo, gliene saremmo veramente grati. So che ha fatto tanti sforzi per il Catania, la prego, Presidente, di fare un piccolo sforzo in più. Mi sembra che sicuramente è un mezzo tradimento, merito per tutto quello che ha fatto fino adesso, però purtroppo a Catania c'è questa brutta abitudine di mollare poi tutto su più bello. E non perde la speranza anche una tifosa d'eccezione, nipote del presidentissimo Angelo Massimino. Ti auguro di fare grandi cose perché hai investito su Catania, hai continuato a fare quello che mio nonno ha fatto, quindi ti auguro di fare sempre bene e di amare sempre questa città, e vedo che lui la ama. Questa è l'ultima notizia, il nostro telegiornale finisce qui. Vi ricordo che l'informazione su Antenna Sicilia ritornerà questa sera alle 20. Allora non ci resta che ringraziarvi e augurarvi un buon proseguimento di giornata.